Ciao e benvenuto in questo video dedicato alla tonificazione di tutto il corpo della durata di 15 minuti dedicato ai principianti. Faremo 3 minuti di riscaldamento, poi un blocco centrale di 6 esercizi ripetuti per 2 giri, 45 secondi di lavoro, 15 secondi di carico. E oggi ci alleniamo con Enrica, coach dell'Accademia Bella in Forma per Sempre, che durante questo allenamento magari ti presenterà un po'. Ora, cominciamo con il riscaldamento, 3, 2, 1, via. 30 secondi per ogni esercizio. Comincia con una corsetta sul posto, facile facile, giusto per cominciare, con i piedi che vanno indietro. 3 esercizi, 30 secondi per ogni esercizio per 2 giri. Facciamo 3 minuti di riscaldamento. Ok, ora cambia step touch. Mi raccomando, step touch bello ampio, perché c'è tanta differenza nell'ampiezza. Più è ampio, più diventa impegnativo, quindi spingi bene con le gambe. Più spingi, più sentirai aumentare la temperatura corporea e la frequenza cardiaca, che è lo scopo del riscaldamento. Pronto a cambiare esercizio? Ok, un two touch, spingendo bene le braccia in alto, come se potessi toccare il soffitto. Spingi, la gamba va indietro e un braccio in alto. Bene così, respira profondamente, indossa, mi raccomando, il tuo miglior sorriso, che ti aiuterà a gestire al meglio la fatica di questo allenamento. Bene così, si torna al primo esercizio, corsetta sul posto. Ora, porta un po' di più i talloni verso i glutei, più porti i talloni verso i glutei, più diventa impegnativo. Questo è un allenamento dedicato alle principianti, però mi raccomando, se ti dovessi trovare in difficoltà in qualsiasi momento, ti fermi qualche secondo e poi riparti, non bisogna mai, mai esagerare. Bene così. Cambio esercizio, di nuovo step touch, mi raccomando, ampi movimenti. Questo è un allenamento tipo di quelli che facciamo in accademia, ok? In realtà gli allenamenti in accademia durano il doppio, mezz'ora, ed è una delle caratteristiche della nostra accademia. Allenamenti della durata di 30 minuti, intensi e adatti alle tue caratteristiche. Cambio esercizio. Bene, su, spingi per gli ultimi 30 secondi di riscaldamento, perché è importante che tu non faccia allenamenti a caso, magari come sei solita fare qui, ma è importante che tu faccia l'allenamento giusto per le tue caratteristiche, per il tuo livello di allenamento, per quanti allenamenti vuoi fare alla settimana. Ci vuole un progetto, ci vuole un programma da seguire che ti porti dalla tua situazione attuale alla migliore situazione che tu possa ottenere. Questo è importante. Ancora qualche secondo di riscaldamento e stop. Bene, cominciamo il primo esercizio. Comincia con uno squat con spostamento laterale. Bene, tocchi a terra e ti sposti. Quando fai lo squat, il peso del corpo è soprattutto sui talloni, quindi un 60% dietro e un 40% in avanti. Questo per non caricare eccessivamente le ginocchia. Bene così. Scendi, peso posteriore, sali. Ogni ripetizione devi salire completamente, eh? Giù, su, inspiri quando scendi, espiri quando sali, dentro dal naso. Bene così. Ancora per 5 secondi, poi avrai 15 secondi di recupero. Ok, stop, 15 secondi di recupero. Il prossimo esercizio è questo, è un front plank sulle mani. Palle sulle mani, talloni a contatto, glutei serrati, risucchi l'ombelico. Pronta per partire? 3, 2, 1, via, con le gambe unite. Bene così, bacino retroverso. La schiena è piatta, i glutei sono stretti forte, 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 come più forte. Enrica, non ci siamo, è bene così. Stava provando a cazzeggiare, Enrica. Risucchia l'ombelico, stringi forte i glutei, bella piatta. Se non ce la fai,
Guarda bene cosa fa Enrica, vai in appoggio sulle ginocchia, così diventa molto più facile. Stai lì un po', poi torni su. Bene così, mancano 15 secondi. Ottimo, respira profondamente, glutei serrati, risucchia l'ombelico, bacino retroverso, come dico io per scherzare, coda in mezzo alle gambe. Ok, stop e in piedi. Prossimo esercizio, squat, tocchi con le mani per terra e poi in alto, inspira, espira. Meno 3, 2, 1 e andiamo. Bene così, inspira ed espira. Peso sempre sui talloni. Tieni i piedi come ti trovi più a tuo agio, possono essere leggermente aperti, quindi con le anche leggermente extra ruotate, dipende dalla tua conformazione e da quanto sei abituata. Inspira, espira. Se non ce la fai a fare tutti i 45 secondi, ti fermi un attimo e poi riparti. Inspira, espira. Bravissima, mancano solo 10 secondi. Poi a terra con delle flesso torsioni del busto alternando le gambe. E l'ultima ripetizione a terra, pancia in alto, bene così, mani dietro la nuca, le ginocchia sono piegate, il bacino retroverso, risucchi l'ombelico, testa appoggiata sulle mani, rilassi il collo, pronta, via, porti l'ascella verso il ginocchio e viceversa. Mi raccomando, la parte lombare della schiena rimane sempre a contatto col terreno, sempre appiccicata lì, soprattutto quando scendi. Ed è l'ascella che va verso il ginocchio. Se porti il gomito non va bene perché bari, fai finta di fare l'esercizio, in realtà sposti solo l'aria. Ascella verso il ginocchio, così. Bravissima. Espira mentre sali, inspira mentre scendi. Concentrati su ciò che fa la parte lombare della schiena, deve rimanere sempre lì a contatto. Risucchia l'ombelico quando sali, contrai volontariamente un po' anche gli addominali. L'ultima ripetizione e stop. Ora rimani lì, le mani lungo il corpo, elevazioni del bacino, lavoriamo su glutei e parte posteriore della coscia. Peso sui talloni, pronta per partire, su col bacino, andiamo e scendi, su e giù. Bene, qua devi sentire tensione, parte posteriore della coscia e glutei. Spingi bene sui talloni, risucchia l'ombelico, l'ombelico scende verso la colonna vertebrale, il pube sale verso il soffitto, questo, bravissima, così, espira, sali, inspira, scendi. Mancano solo 15 secondi, poi l'ultimo esercizio del primo giro, poi si riparte, si ripete, così, bravissima. Meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ora lavora sui muscoli addominali, in appoggio sugli avambracci, puoi mettere le mani anche sotto un po' sotto i glutei, allunghi una gamba e l'altra la tiri verso di te, mentre una si allunga, l'altra si accorcia. Pronta, via, una allunga, l'altra accorcia, così. Risucchia l'ombelico e chiuditi in questo modo. Porta il pube verso lo sterno, chiuso in questo modo con gli addominali contratti, lunghi, così. Da così, da dritta, chiuditi, sterno verso il pube. Ok? Bene così, ti ricordo che questo è un allenamento per principianti, è importante fare fatica, uscire dalla zona di comfort, allo stesso tempo, insomma, non esagerare, se non ce la fai ti fermi un attimo. E se sei invece evoluta, sei abituata a allenarti, è normale, insomma, che tu non faccia fatica. Bene, e stop, in piedi, squat nuovamente con spostamento laterale, secondo e ultimo giro. Pronta? 5, 4, 3, 2, 1, giù, squat. Inspira ed espira, brava. È importante non fare un allenamento così tanto per farlo, ma è importante fare, ripeto, l'allenamento giusto per te, in base alla tua condizione, alle tue caratteristiche fisiche,
se sei in sovrappeso, se sei in normopeso, se tendi a ingrassare nelle cosce, nei glutei o nella pancia, dipende dalla tua età, da tante caratteristiche che vengono tenute in considerazione nel percorso programmato in accademia, nella nostra accademia Bella in Forma per Sempre. E così. Ultimi 3, 2, 1, l'ultima ripetizione e stop, ancora front plank sulle mani. Bene così, ancora 3, 2, 1, talloni a contatto, stringi forte i glutei, forte forte, risucchi l'ombelico, spalle sulle mani, la testa è in linea con la colonna vertebrale. Bene così, risucchia l'ombelico. È importante, oltre a fare l'allenamento giusto con costanza, seguire un progetto, seguire anche una corretta alimentazione che sia coerente con l'allenamento che fai. E in accademia trovi anche tutto il programma alimentare da seguire. Bene così, 15 secondi. Bene, stringi i glutei, risucchia l'ombelico, tutto in asse. Meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, ora squat, tocchi con le mani per terra, mi raccomando gambe ben divaricate, valuta se tenerle extra ruotate più o meno, trova una posizione comoda, pronta, via. Tocchi, espiri e sali, inspira ed espira. E oltre a allenarti nel modo giusto e mangiare nel modo giusto, è anche importante che tu ti alleni con costanza, eh? Magari può capitare, anzi capita spesso, che ci sono tante persone che si allenano una settimana sì, una no, un mese sì, due no, e questo non ti porta da nessuna parte. Quindi è importante che ti trasformi da, diciamo, regina del divano a cintura nera in forza di volontà e costanza, e questo lo puoi ottenere anche questo in accademia, con tutto il percorso di allenamento mentale che serve per lavorare sulla tua forza di volontà, sulla tua motivazione e tantissimi altri aspetti. Ultime due ripetizioni. L'ultima e stop. A terra. Flesso torsioni del busto con flessione d'anca, tieni i talloni distanti più o meno una ventina di centimetri dai glutei, bacino retroverso, mani dietro la nuca e via. Mi raccomando, rilassa la testa sulle mani. Le mani devono essere un modo per rilassare i muscoli del collo, non certo un modo per tirare il collo e per salire col busto. Rilassa e porta l'ascella. Visualizza un filo invisibile che porta l'ascella verso il ginocchio e viceversa. Si incontrano a metà strada, lì, bam! E mentre lo fai, espiri e risucchi l'ombelico. Così. Bene, sali, sali, sali. Ottimo. Ultima ripetizione e stop, e tanto che sei lì ti prepari per l'elevazione del bacino. Ora proviamo a fare un esercizio un po' più difficile, le mani invece che lungo i fianchi le metti sul petto, vedrai che diventerà più impegnativo. Pronta per partire? Su! Se non ce la fai con le mani al petto, le fai con le mani giù. Peso del corpo sui talloni. Bene, espira, stritola forte, stringi forte i glutei come se dovessi stritolare una noce in mezzo ai glutei, crack, come se fossi uno schiaccianoci. Su col pube e risucchia l'ombelico. Brava, espira, su col pube e risucchia l'ombelico. Ancora 10 secondi, ecco ormai siamo a fine allenamento. Su bene col pube. L'ultima ripetizione e stop, ultimo esercizio, in appoggio sugli avambracci, col bacino retroverso, questo devi toccare proprio con l'osso sacro. Bene così, pronta, con una gamba spingi, con l'altra tiri, spingi e tiri, così, brava. Mi raccomando, risucchia l'ombelico tanto verso la colonna vertebrale, perché altrimenti diventa un giochino troppo facile. Questi sono tutti esercizi semplici, adatti, ripeto, a principiante,
In accademia logicamente c'è tutto un percorso di intensità, di livelli, quindi cominci dal livello 1, 2, 3, 4, 5, 6, i livelli praticamente sono infiniti. Così. Manca pochissimo. Ultimi 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Bravissima, ti sdrai di schiena giù e porti le gambe al petto. E adesso ti rilassi. Scarichiamo bene la zona lombare. E così concludiamo l'allenamento. Bene così. Se vuoi approfondire, se vuoi saperne di più sull'Accademia, puoi scaricare nel link qui in descrizione un video corso di 7 giorni dove ti parlerò di tematiche legate all'alimentazione, all'allenamento, ti allenerai con noi, con me e con Enrica e quindi farai un mini percorso per capire un po' più in profondità come l'Accademia può esserti d'aiuto. È gratuito e lo ottieni cliccando sul link qui in descrizione. Bene così, scendi con una gamba, poi con l'altra, ti giri, ti metti a carponi, lavoriamo un po' sulla mobilità articolare della schiena, inspiri, risucchi il lombelico, scolli le scapole, espiri e fai esattamente il contrario, colli le scapole e butti fuori il bacino, spingi su, ok. Con la respirazione puoi fare anche il contrario, nello yoga per esempio si fa il contrario, vedi tu, io preferisco fare in questo modo per una serie di motivi. Ok, bene, inspira, stringi i glutei, risucchi l'ombelico, scolla le scapole e via, il contrario. Chiudi bene le scapole sulla gabbia toracica e vai in antiversione col bacino. Rispetta eventualmente se hai mal di schiena, non andare a sentire il mal di schiena, fermati prima. Ok, inspira, fai una bella gobba unica, espira. Ok, e stop. Ora rimani lì in ginocchio, Enrica si gira a favore di telecamere, facciamo 3 respirazioni profonde, giù in ginocchio, così. Ok, inspira. Espira di nuovo, inspira ed espira. E per la terza e ultima volta inspira, introduci più aria possibile, la chiudi lì tra le mani, la tieni lì e poi espirando la butti fuori, 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 show, show, show. Molto bene! Ti meriti un 5 virtuale, 5 reale di Enrica, triplice pacca sulla spalla per l'ottimo lavoro che hai fatto e se vuoi approfondire il lavoro che facciamo in Accademia, clicca qui sotto sul link in descrizione.